plugin Shader Filter in OBS Studio per avere effetti speciali come l'effetto pixel, l'effetto rilievo, e lo andiamo a vedere in OBS Studio come avere questo effetto che abbiamo visto nel video, oppure l'effetto pixel. E il plugin Shader Filter, eccolo qui, si scarica in OBS, ma tutto questo andiamo a vedere nel video. E io vi lascio subito al tutorial sugli effetti speciali con OBS. Andiamo a vedere innanzitutto come scaricare il plugin Shader Filter. Beh, il plugin Shader Filter si scarica da obsproject.com. Lo scarichiamo premendo fortissimo Go to Download e ci vediamo il video di Luigi su come scaricare i plugin in OBS Studio. Una volta scaricato, noi ci ritroveremo il plugin da scaricato. E andiamo a vedere come settare il plugin. Immaginiamo che volevo mettere un effetto a questa mucca. Quindi tasto destro, aggiungiamo un filtro. Vi ricordo che è un filtro. Mamma mia che fastidio. E aggiungiamo un... indovinate? Proprio così. Shader Filter. Lo chiamiamo... ok, va bene così. E adesso noi per mettere il plugin dobbiamo scrivere qui. È molto complicato, nemmeno io ci riesco a farlo. Quindi, quello che possiamo fare, meno male che c'è, basta fare shaderfilter.lotfromfile. Si aprirà questa schermata e facciamo sfoglia. Andiamo su sfoglia e andiamo in... oddio. E andiamo in questo PC, disco locale C, programmi, data. Oddio, ok. Data, OBS plugins, cerchiamo Shader Filter, eccolo qua. Ci premiamo examples e qui ci sono degli esempi. In questo caso andiamo a fare l'effetto pixelato, pixelation. No, non è questo, scusate. Pixelation, sì, shader. E adesso qui andiamo a modificare delle cose. Ad esempio facciamo 600, troppo, 6, vedete che è pixelato, vi faccio vedere, oddio, 80, ecco qua, vedete che è pixelato. Vi ricordavate prima i miei video iniziavano con l'effetto pixelato e poi pixelando diventava su di me? Bene, usavo proprio il plugin Shader Filter. Usavo proprio questo. E dai, andiamo a vedere i due che vi consiglio, i due più belli in assoluto dei plugin Shader Filter. Il primo è proprio quello che abbiamo visto, è l'effetto pixelato. L'effetto pixelato. Il secondo che vi consiglio, uno dei che sono più belli, sono i bordi rotondi. E si trova, mi pare, come si chiamava? Rounded Rect. Ecco qua, voi dite sì, ma non è successo niente. Bene, infatti, come vi faccio vedere una cosa, ad esempio se facciamo 60, che è il valore che utilizzo io, vedete che no, troppo, non è quello che uso, 40, sì, è quello che uso io, tipo, non proprio. Comunque vedete che noi abbiamo l'immagine stondata, come vedete nel mio pallino, vedete? Ma pure quando sto qui, vedete che il mio faccione è stondato. Bene, io uso proprio questo plugin per stondare le immagini. Molto bene. Adesso ci vediamo tra pochissimi secondi con le conclusioni finali. Molto bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete avere contenuti simili a questo, c'è YouTube. Se volete contenuti extra, risorse, link, trucchi, consigli, backstage, c'è Telegram. Invece a settembre partirà la newsletter smirnesubstack.com. Ma se volete trovare tutti, c'è il mio sito zna.link/luigismirne3. E io spero che questo video vi sia piaciuto e vi do un appuntamento alla prossima.